Il 3-0 di Brescia non deve spaventare i tifosi, è un risultato maturato in una situazione abbastanza particolare. La squadra era stata psicologicamente colpita dal caso di Covid che ha aggredito uno dei giocatori della rosa, uno tra gli altro dei senatori, e quindi psicologicamente ne ha risentito. Probabilmente con l'aggiunta anche del particolare che la squadra non si sia potuta nemmeno allenare prima della partenza per Brescia. Quindi ci sono state tutta una serie di concause che hanno pesato sul risultato finale. Tra l'altro mettiamoci anche il gol di Dimitri Bisoli, una cannonata da fuori area imprendibile, quanto casuale, bella per carità, un Eurogol, ma insomma un jolly pescato dal cilindro. Quindi non inficia questo risultato negativo il lavoro di Fabio Caserta, che ha obiettivi ben altri che non il superamento del terzo turno di Coppa Italia. C'è purtroppo da tenere in conto che anche la partita che il Perugia andrà ad affrontare a Modena domenica sarà condizionata da una serie di assenze importanti, oltre al giocatore raggiunto e aggredito dal Covid. Non sarà possibile, per esempio, recuperare Minesso, tantomeno Juan. Quindi ci sono delle pesanti assenze. Tuttavia, se la squadra in questi 3 giorni riuscirà a mantenere l'equilibrio e a recuperare quella serenità tecnica e psicologica che ha prodotto la scia dei 3 risultati positivi, meritati, ripeto sempre, si deve guardare con cautela sempre, ma con ottimismo a questa trasferta di Modena. La squadra può fare suo il risultato, anche parziale, andrebbe bene a mio avviso in questa fase contro un'avversaria di questo livello, se manterrà appunto una quadratura psicologica prima ancora che di gamba. Sentivo osservatori che bocciavano, che hanno bocciato l'esperimento di Van Baleghen, che è un ragazzino di 21 anni, appena arrivato in Italia. Diamo anche a lui del tempo per maturare. Non sono questi episodi che possono condizionare il cammino del Perugia. Andiamo avanti con tranquillità, nella speranza che la squadra sempre più maturi e anzi in un certo senso digerisca i concetti che gli vengono dati dall'allenatore e che quindi sempre di più riescono ad esprimersi al meglio delle loro possibilità.